Decimo giorno di guerra, ma davvero sempre più allarmanti le notizie che ci vengono dal fronte, anche se è stata fatta una tregua per garantire ai profughi di uscire da Kiev. Le forze russe sarebbero a poca distanza ormai dalla capitale. Dell'Ucraina hanno messo sotto ferro e fuoco Leopoli, Maribor e altre città importanti del paese. E grave, gravissimo è l'esodo della popolazione civile, al quale abbiamo dedicato anche un altro servizio che speriamo di mandare in onda appena pronti. Tutti quanti gli altri. Bene, questo è quanto, è il primo aggiornamento, perché poi stasera ne farò un altro. Intanto ne approfitto anche per dire che a mio avviso non ci saranno ulteriori offensive verso altri paesi, anche se molti dicono che Putin avrebbe interesse a prendersi anche prendersi anche la Moldavia, quindi lo dicono da giorni gli analisti. Inoltre la NATO, questo è importantissimo, ha rifiutato la no-fly zone proposta da Kiev perché era molto pericoloso. Come cosa si poteva rischiare davvero una guerra mondiale, perché poi questa no-fly zone doveva essere fatta rispettare dai paesi della NATO e quindi avrebbero provocato una guerra globale, perché sarebbero scesi in campo per combattere. Bene, queste le notizie, le ultime notizie. A più tardi, per averne altre. Le bombe si fermano, ma solo per qualche ora. Appena il tempo di prendere l'essenziale e scappare via dalle città polverizzate dalle esplosioni. Partire senza sapere se e quando si potrà tornare, se ci sarà ancora una casa in cui fare rientro. È l'amara realtà del cessate il fuoco che in queste ore le forze armate russe avevano concesso a Volnovakha e Mariupol. Dopo gli appelli delle autorità ucraine era stata prevista una tregua, in vigore dalle 9 alle 16 ora locale, per consentire la fuga di oltre 200.000 civili da queste due città e la consegna di medicine e viveri. Volnovakha è stata bombardata dall'inizio dell'invasione russa. Il 90% degli edifici è stato colpito. Si fermano invece le operazioni di evacuazione a Mariupol. Il sindaco accusa i russi di aver violato la tregua. Continuano a bombardare, scrive sui social. I corridoi umanitari sono il risultato dei colloqui fra russi e ucraini, di cui si attende a breve il terzo incontro. Una soluzione rapida e difficile. Entrambi sostengono di non voler cedere. Domani il presidente turco Erdogan sentirà al telefono Putin per provare a mediare. Intanto nel resto dell'Ucraina gli attacchi continuano. A meno di 48 ore dall'assalto alla centrale nucleare di Zaporizhia, gli addetti lavorano da ieri sotto la minaccia delle armi, ma nessun reattore è stato colpito. E all'ONU gli Stati Uniti avvertono, Mosca si appresta a colpire un'altra struttura, quella di Jasnukhrayints, la seconda centrale del paese. Per l'intelligence britannica, nelle ultime 24 ore ci sono stati meno raid aerei e di artiglieria, però le forze russe avanzano verso sud. La milizia separatista del Donetsk afferma di aver conquistato altri 3 territori limitrofi. Secondo il Pentagono, Putin avrebbe già schierato in Ucraina il 92% delle forze, che presto implementerà con 1.000 mercenari.
Ma l'Ucraina resiste. L'ultima controffensiva vicino a Kharkiv, città dove si contano oltre 2.000 morti, fra cui 100 bambini. Il ministro della difesa ucraino, Raznikov, annuncia fiero su Twitter che più di 66.000 uomini sono tornati dall'estero per combattere. A guidarli rimane il presidente Zelensky e smentisce chi lo aveva accusato di essere fuggito da Kiev. Io resto, dice in questo nuovo video. Il mio posto è qui. Go, 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 go. Camminano in fila, uno dopo l'altro, con i passeggini, sorreggendo gli anziani. Passano attraverso il checkpoint. Una fila impressionante di persone che stanno scappando. L'ultimo tratto è quello in cui sentono la paura. Prima non c'è tempo, bisogna scappare. Siamo a una trentina di chilometri da Maidan, il cuore di Kiev, a 5 dalle ultime propaggini della città, Irpin. Ci avviciniamo mentre in lontananza si vede la colonna di fumo sopra le case di Bucha, sotto le bombe da più di una settimana. È il fronte nord-occidentale, quello più vicino alla capitale. Bombardavano, abbiamo cominciato a correre. Poi siamo saliti su un bus organizzato dai volontari per l'evacuazione. Con me ho portato solo i miei 3 gatti, non ho avuto tempo di prendere altro. Scappano da Irpin, scappano da Bucha, scappano dai villaggi sotto i bombardamenti. Attraversano il fiume dopo che il ponte è stato abbattuto nei giorni scorsi. Una volta sfondata questa linea, i russi saranno alle porte di Kiev. I militari aiutano con le barelle da campo i più anziani, gli infermi. Nella strada piena di detriti, gli ultimi profughi. Comincia da qui il loro esodo. Spauriti, i più fragili, non sanno dove andare. Non sanno in quale direzione e per quanto dovranno camminare, senza patria e senza futuro.